Buongiorno, siamo qui all'Istituto Umberto I di Ascoli Piceno con i vincitori di questo appuntamento che appartengono alla classe quarta SIA e i loro rappresentanti per questa intervista sono Valeria, Francesco, Giovanni. Ok ragazzi, avete fatto un'ottima sfida, avete lottato fino alla fine, impetuosi e inarrestabili, quindi come vi è sembrato questa High School Game e questo appuntamento di oggi? Allora, penso di parlare a nome di tutti dicendo che è stata un'esperienza fantastica perché per la prima volta ci siamo sentiti veramente una classe che lavorava insieme, ognuno diceva qualcosa, quindi è stato bellissimo, anche un attimo di panico però poi alla fine. E è bello perché ci si mette alla prova e in fondo a scuola con i voti è un po' differente rispetto a fare un gioco e vedere realmente chi può essere il migliore, diciamo, in questo caso, se così si può dire. Bello, bella, quindi interessante anche come riflessione. Voi ragazzi volete aggiungere qualcos'altro o vi accodate alla vostra compagna di classe? No, d'accordo con quello che ha detto lei. Mi accordo. Fantastico, è questo che voleva trasmettere lo spirito di squadra, questo sì, uno che almeno ci arriva, gli altri seguono, hai ragione, perfetto, quindi il gruppo è quello che conta. Io ragazzi vi ringrazio ancora, vi auguro in bocca al lupo per le provinciali che andrete a fare fra poche settimane, quindi buon proseguimento di giornata e complimenti ancora. Buongiorno a tutti, siamo qui con i secondi classificati dell'Istituto Umberto I di Ascoli Piceno. Abbiamo qui Ilaria, Antonio, Federico e rappresentate la classe quarta FM. Allora ragazzi, come vi è sembrato questo High School Game e questa sfida? Beh, sicuramente è stata un'esperienza positiva dove ci siamo messi in gioco con altre classi dove i livelli di preparazione ovviamente erano differenti sia perché per la cultura generale sia anche per l'indirizzo di studio, in quanto i geometri ad esempio vanno più a livello di disegno tecnico e noi più sul livello dell'amministrazione e finanza, e quindi è stata una bella esperienza perché ci siamo confrontati con altri ragazzi della nostra stessa età e quindi ci siamo divertiti anche perché è stato bello. È bello anche perché ho visto che eravate un po' diesel all'inizio. Eravamo ultimi, poi abbiamo recuperato fortunatamente. Quindi vai a rendersi. Perché eravamo ultimi e alla fine siamo arrivati secondi e non abbiamo mai smesso di crederci e quindi niente, abbiamo sempre lottato. Risultato meritato. Sì, è stata una bella cosa perché comunque entrare in competizione è sempre bello anche provare a arrivare in alto, magari vincere, poi l'emozione alla fine, vedere chi era il vincitore, poi sfortunatamente non siamo stati noi, però beh, pazienza, arrivati secondi, un buon risultato. Bello, quindi il nuovo motto della School Game potrebbe essere sfidarsi sempre e mollare mai. Ok. Se si è ultimi, come abbiamo detto noi, magari oddio siamo ultimi, non invece demoralizzarsi. Ecco, esattamente. Ok, allora io vi ringrazio ragazzi, è stata una bellissima intervista, una bellissima giornata e ci vediamo prossimamente alle province. Buongiorno professoressa e grazie della vostra iniziativa. Grazie a lei perché ci ha ospitato qui all'interno del suo istituto. In questo ambito, diciamo, di cosa si occupa lei? Dunque io sono la funzione strumentale area 3 per le attività a favore degli studenti e quando è arrivata la vostra comunicazione sono stata contenta di aderire perché già negli anni precedenti abbiamo avuto buoni risultati, cioè i ragazzi si sono divertiti, si sono sentiti un po' protagonisti e questo è quello che cerchiamo per dargli una motivazione anche in più. Giusto, e invece in termini di applicabilità a livello di istruzione, quindi anche di sinergia che c'è tra gioco e didattica, che cosa ne pensa? Potrebbe essere funzionale in un'applicabilità futura tra, diciamo, una modernizzazione degli istituti oppure pensa che verrà sempre intrapreso e concepito come un momento ludico e di ilarità? Beh, sicuramente dobbiamo cambiare le strategie educative perché i ragazzi cambiano e forse noi insegnanti siamo un pochetto datati, quindi un nuovo modo di fare scuola si deve inventare e questo potrebbe essere un piccolo tentativo di modernizzare qualcosa. Esatto, quindi un buon inizio, buttiamo le radici. Io la ringrazio professoressa per il tempo che ci ha dedicato e ci vedremo alle fasi provinciali che si terranno fra poco.